Sì, ragazzi, non avete letto male. Il Roblox sta diventando noioso. Il titolo non è clickbait, ma ora vi spiego il perché. Roblox ha anche alcune esperienze di Roblox non vengono aggiornate da tanto, come DOS. Prendete DOS, ad esempio. Praticamente non è stato aggiornato da ottobre, da un sacco tempo, più di da 3 mesi che non si aggiorna, scusate. Lo so, non mi piace tanto la matematica, però. Ma prendi anche altre esperienze, tipo, non lo so. Ci sono anche esperienze che non vengono aggiornate da 2 anni, peggio. Roblox non viene nemmeno aggiornato tantissimo, quindi non ci sono nuovi meccanismi, tipo il meccanismo fanmade. Ci sarebbe qua. Ci saranno sicuramente un sacco di cose fanmade per modalità di Roblox. Comunque, lasciami qui sotto nei commenti la tua opinione e dimmi cosa fare, dimmi qual è la tua opinione e ne approfondiremo in un altro video. Quindi, allora, ci sono anche su Roblox molti giochi che sono odiati. Ad esempio, no, scusate se lo sto dicendo per alcuni che gli piacciono, ma mi dispiace. Vabbè, Brookhaven, non gli piace un sacco di persone, non gli piace Brookhaven. Io onestamente non lo so. Vabbè, ciao. Il video finisce qui. Era una breve spiegazione perché Roblox sta diventando noioso. Se volete vedere pure il video di Creecraft che l'ho fatto qualche mese fa, tipo 2 o 3 mesi fa, potete andarlo a vedere, basta cercarlo e potete vederlo. Io ti consiglio di lasciare un mi piace sotto questo video, di iscriverti al canale se sei nuovo campanellina e noi ci vediamo un prossimo video. I mi piace mi servono a capire se voi vi piacciono questi contenuti di spiegazione mentale. Ok, ci vediamo al prossimo video!